tutti, oggi sono qua per parlarvi del primo libro della trilogia di Katherine Arden, ovvero L'orso e l'usignolo, una serie fantasy che è edita qua in Italia da Fanucci al prezzo di 18 euro. Questa copia mi è stata gentilmente omaggiata dalla casa editrice per potervene appunto parlare. In questa storia ci troviamo in una Russia medievale ricca di cultura popolare, in particolare in un paesino abbastanza sperduto in mezzo ai boschi dove cresce la nostra protagonista. Vasilisa cresce in una famiglia abbastanza numerosa ed è da subito una ragazza molto diversa dai suoi coetanei, molto selvaggia, che non vuole assolutamente arrendersi al ruolo che la società vorrebbe che lei avesse, ovvero di comportarsi come una donna sottomessa, di essere semplicemente una figlia e poi moglie. No, lei vuole tutt'altro per se stessa. Inoltre ha questa capacità di vedere delle creature, dei demoni, dei guardiani della casa. Non soltanto li vede, ma è proprio in grado di comunicare con questi spiriti. Questa cosa non viene vista di buon occhio perché è praticamente l'unica a vederli, quindi la gente pensa che lei sia una strega. In particolare la sua matrigna vede in lei veramente il demonio e cercherà in diversi modi di, diciamo, sbarazzarsi di lei. E soprattutto pensa che sia la figliastra ad essere responsabile delle difficili condizioni di vita in cui si ritrova il villaggio, perché gli inverni sono sempre più freddi, il cibo scarseggia sempre di più, ci sono dei fenomeni un po' particolari che rendono la vita di queste persone molto molto difficile. Queste persone vivono ormai nel terrore, ma non sanno che il vero responsabile è l'orso, il dio che si ciba del terrore delle persone. Le premesse di questa storia sono molto interessanti, soprattutto vista l'ambientazione e la presenza comunque di fiabe, storie che si rifanno molto alla cultura e alle credenze popolari russe. Io ne so veramente pochissimo, quindi per me è stato molto interessante, anche perché vediamo proprio nello specifico alcuni spiriti della natura, alcuni guardiani della casa, ci sono anche delle creature, diciamo, maligne, e vengono tutte descritte in maniera abbastanza dettagliata, quindi è stato molto curioso che la storia si ricollegasse comunque al folklore. Il primo problema che però ho avuto io con questo romanzo è che parte in maniera veramente molto molto lenta e monotona. Questo perché l'autrice si prende molto tempo per costruire il suo mondo. È un grande pregio perché si vede che c'è una grandissima ricerca e cura nei dettagli, però per quelli che sono i miei gusti ho trovato che ci fossero troppe descrizioni, dei termini magari volutamente troppo pesanti e ricercati in alcuni punti, e soprattutto la storia parte che la nostra protagonista ancora non è nata e fa fatica a ingranare. La prima parte, saranno le prime 80 pagine circa del romanzo, per me sono state molto difficili, però poi la storia, diciamo, che si riprende. In linea generale non è una storia molto avventurosa o molto d'azione, è un po' più lineare, diciamo, però non è necessario un difetto. Questo dipende molto dal tipo di storia a cui siete abituati, dal tipo di fantasy che state cercando. In questo libro si parla sì di magia, ma in maniera molto sottile e soprattutto crescente. Una delle cose che mi sono piaciute di più del libro è infatti il poter seguire la crescita della protagonista. La vediamo nascere, essere bambina, confrontarsi comunque con i fratelli e le sorelle e diventare una ragazza, quasi donna. Questo percorso di crescita è secondo me molto molto interessante, soprattutto il confronto con gli altri membri della sua famiglia. All'interno del libro ci sono tantissimi personaggi, non tutti ben sviluppati ovviamente come la protagonista, però ho apprezzato molto che l'autrice sia riuscita a dare un carattere, una personalità ben definita e diversa ad ognuno dei personaggi, diciamo, principali di questa storia. Ho apprezzato molto la protagonista Vasilisa,
innanzitutto per la sua indole molto selvaggia, curiosa e avventurosa. Non vuole minimamente stare in casa e attendere che qualcuno voglia sposarla o essere mandata, che so, in un convento. Non vuole che gli altri decidano per lei ed è disposta veramente a morire pur di essere libera e in grado di esprimere se stessa. E questo l'ho trovato un messaggio molto molto forte all'interno del libro, anche se trattandosi di una ragazza comunque molto giovane, ci sono delle scelte che fa all'interno della storia che risultano un po' infantili, a volte contraddittorie, ma ci sta perché alla fin fine si tratta pur sempre di un'adolescente. Sempre riguardo a Vasilisa, ho apprezzato molto il suo legame con le sue origini, la sua cultura. E purtroppo non ha mai conosciuto la madre perché è morta partorendola, quindi ha avuto soltanto un legame, diciamo, con la matrigna, che però non l'ha mai presa molto in simpatia. Nonostante questo, è molto attaccata alle tradizioni, al coltivare il rapporto con, ad esempio, gli spiriti della casa. E ha un animo in linea generale molto molto gentile ed altruista, e mi è piaciuto molto come aspetto. L'Orso e l'Usignolo si presenta come un fantasy abbastanza classico, non l'ho trovato particolarmente originale, si basa molto sull'eterna lotta fra bene e male, non ci sono grandi colpi di scena, è abbastanza lineare come storia. Però una cosa che ho apprezzato molto è la presenza di tematiche familiari e attuali. Innanzitutto la crescita della protagonista. Come vi dicevo, noi la vediamo crescere pian piano nella storia e soprattutto seguiamo una crescita non facile perché lei non ha mai conosciuto la madre. Viene cresciuta infatti dalla matrigna che non la vede comunque di buon occhio e deve sopportare comunque il peso di essere sopravvissuta alla madre che è morta appunto dandola alla luce. È l'unica in grado di vedere degli spiriti, dei demoni, quindi non viene mai completamente accettata, diciamo, dal suo popolo, viene vista e additata come una strega e soprattutto c'è un momento in particolare all'interno della storia in cui arriva un nuovo prete e qua si affronta un'altra tematica che mi ha sorpreso molto ritrovare in questo romanzo, ovvero come la religione va a scontrarsi con la cultura, le credenze popolari e in questo caso specifico come la Chiesa cerca di sradicare appunto tutte quelle che erano le tradizioni. Infatti con l'arrivo di questo nuovo prete tutte le offerte agli spiriti, ai guardiani vengono assolutamente abolite e inizia un periodo di vero e proprio terrore perché istiga ad aver timore di Dio, di quello che può accadere se le persone non si comportano in un certo modo. E questo alimenta i pregiudizi nei confronti di Vasilisa perché viene vista sempre più come una strega. Le viene attribuita ogni colpa possibile e immaginabile, nonostante questo lei rimane molto fedele a se stessa e a quello in cui crede. Tirando un po' le somme dell'Orso e l'Usignolo, direi che quello che mi è piaciuto di più è senz'altro l'ambientazione, il fatto che questa storia si fonda quasi completamente con le fiabe e le credenze popolari, che ci siano così tanti spiriti e demoni della natura, della casa. Mi è piaciuto molto il percorso di crescita della protagonista e la protagonista stessa, le tematiche trattate dall'autrice che non sono scontate comunque in un fantasy, secondo me è molto importante quando un romanzo comunque di fantasia riesce ad entrare nella quotidianità ed affrontare delle tematiche così attuali. Quello che però non mi è piaciuto di questa storia è che non è particolarmente originale, in alcuni punti è un po' noioso e pesante perché l'autrice si ferma in descrizioni che io personalmente ho trovato un po' troppo pesanti e forzate in alcuni punti della storia. Non ci sono grandi colpi di scena, se vogliamo il finale anche è un po' scontato. Ci sono poi tantissimi nomi e termini russi o comunque di origine russa che mi hanno messa un po' in difficoltà perché già lo stile dell'autrice non è sempre molto scorrevole, ma è
a volte tende ad essere molto carico. In più, tutti questi termini particolarmente difficili o comunque non comuni hanno rallentato un po' la mia lettura e mi hanno scoraggiata molto, soprattutto all'inizio. Ci mette un po' a ingranare la storia, però capisco che l'autrice abbia voluto mettere prima delle buone basi per poter raccontare poi la sua storia. Ultima cosa che vorrei dire di questo romanzo è che è il primo di una trilogia, il secondo volume è già uscito qua in Italia, con il titolo La ragazza della torre, però sinceramente, visto come si è concluso questo primo romanzo, potrebbe essere benissimo anche un libro autoconclusivo, nel senso che sì, magari rimane un po' la curiosità di sapere che cosa succede dopo, ma diciamo che la vicenda principale che viene narrata in questo libro si conclude bene o male, quindi può essere letto secondo me anche da solo. Se non avessi saputo in anticipo che è il primo di una trilogia, non l'avrei magari capito da come si è conclusa la storia. Questi erano quindi tutti i miei pensieri e opinioni sull'Orso e l'Usignolo. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se lo avete letto anche voi, se vi è piaciuto, se avete fatto fatica anche voi all'inizio a entrare in questa storia o se al contrario vi ha da subito rapiti lo stile di questa autrice. Fatemi sapere anche se avete già letto il secondo, perché sono curiosa. Mi piacerebbe recuperarlo, ma ho qualche dubbio. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!